What's up, Marduk? What's up, bro? Adesso Kiko vi fa vedere una conversazione che ho avuto l'altro ieri mentre giocavo a Yu-Gi-Oh! È stato molto divertente. Perché sapete qual è il mio username su Yugi, no? Chissà come mi chiamo io quando gioco a Yu-Gi-Oh! Quando sono in stato di duellante. Sempre il Victor, oh? Victor Laszlo 88. Sempre. Sempre. Sempre Victor Laszlo 88. Quello è il mio alter ego duellante. Quando io duello, non mi chiamo Volpescu, mi chiamo Victor Laszlo 88. Ma dove cazzo è, Kiko? Ok, ce l'ho. Un attimo. Siamo quasi. Ehi! Eccomi! Ciao, amici. Adesso vi faccio vedere due cose. Siamo quasi, sto per spingere. Prendi un razzo missile. Ora. Perché? Ah, vi faccio vedere la conversazione che ho avuto. Screenshot numero 1. Non è uno screenshot, sono delle foto fatte con il telefono. Reperto 1. Il mio momento preferito è quando lui dice: No way, bro! No way! Quello è il mio momento preferito in assoluto. E poi il finale che vi farò vedere tra poco. Bellissimo. Aspetta, fa. Cosa fa? Why did you choose your name? Please tell me the reason of your name, please! My nickname? Yeah! Poi c'è quell'altro italiano che parla, a caso anche l'avversario era italiano. Victor Laszlo. It's a character from a movie. It's the guy from Casablanca. I still don't get the point. Why 88? It's my year of birth. No way, bro! No way! Why? E ora c'è il reperto numero 2. Che dovrebbe essere, aspetta, questo qua. Ecco qua. Continua brevemente. Guarda, allora iniziano a parlare in italiano i due avversari. Dopo il why, loro iniziano a parlare in italiano tra di loro. E guarda cosa cazzo si dicono, fra. Fa impressione. Guarda cosa cazzo dicono. Sai chi è Marco Merrino, Rain? Che insulta malissimo Victor Laszlo. Sì, so chi è, però non so se sia lui. Ma sicuramente non è lui. Però mi fa ridere la coincidenza. What is going on? Faccio io per cercare di aizzare un pochino questo personaggio che stava dicendo cose molto divertenti. Ma il bello è che non capisce dita. Bro, Victor Laszlo is an Italian YouTuber that talk about the films. Oh, I see. And there is another Italian YouTuber, Marco Merrino, that insult him and say that he is shit. Because I hate the fact that he make more money than him. When the only thing that he do is talking about films. Alright, dude. Ma ti sono la comedy! Il fatto che questo tizio dica batti sola comedy è incredibile. È oltre ogni logica. Come se lui dovesse giustificare la diatriba, la commedia, il sisgay che c'è tra di loro. Come se questo tizio che stava giocando a Yugi dovesse giustificarli di quello che stanno facendo. Batisolla comedy, è letteralmente ma si scherza. Ma è tutto un gioco.
Pensa che ridere questo tizio. Si vede in lobby uno che si chiama Victor Laszlo 88. Ci parla. Scopre che non è davvero Victor Laszlo 88. Ma è Volpescu. Cioè, una cosa proprio fuori di testa. Cioè, era Volpescu che faceva finta di essere uno che si è chiamato Victor Laszlo per scherzo. Cioè, per caso. Senza copiare il nome a qualcun altro. Cioè, proprio una roba... Come si fa a spiegare a qualcuno una roba simile? Neanche dici... Boh, è Volpe che gioca con il nome Victor Laszlo, ma vabbè. Cioè, quando lo sgamano dice... No, no, ma era un gioco. No, no, finge di non essere... Finge di essere inglese, americano, che non sa parlare l'italiano. Cioè, una roba fuori di testa. Ma sicuramente non è lui. E invece era Volpescu. Cioè, proprio una follia. Veramente roba fuori di testa. Ma infatti, perché lui comincia a parlare di Marco? Perché inizia a parlare di Marco? Battisola Comedy. Dovrò, la prossima volta che incontro Victor, gli faccio vedere tutta questa roba. E secondo me Victor è la persona più felice del mondo se vede questa roba. Sarebbe veramente contentissimo. We make it for the joke. Come si toglie sta roba? Ecco qua. Bella chat, c'ha la beta di Master Duel. Sì. Allora. Eccomi. Ovviamente stai durando su Master Duel. Certo, fra. In versione... In pre-alpha della nuova aggiornamento che avrà la chat. Scherzo. Allora. Ma sì, infatti... Cioè, ha spiegato uno straniero che si scherza. Cioè, ha fatto un si scherza a uno straniero che non in teoria non sa neanche... Chi sono Victor Laszlo e Marco Merrino? Lo sai che di 500 tazze aliene enormi segni.